Mattinata convulsa in Val di Bisenzio con una rapina all'ufficio postale di Usella e a distanza di poco l'arresto di un uomo che ha forzato l'alto imposto dai carabinieri investendo e ferendo un militare. Ancora non è chiaro se i due episodi siano collegati. I carabinieri stanno cercando di appurare se l'uomo bloccato sulla SR325 all'altezza di Popigliano sia lo stesso che a mezzogiorno ha fatto irruzione all'interno dell'ufficio postale con un casco a coprire il volto e un coltello in mano. Il malvivente ha minacciato il cassiere e si è fatto consegnare i soldi. Nelle concitate fasi della rapina è rimasta leggermente ferita anche una donna, poi soccorsa da un'ambulanza in codice verde. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che hanno predisposto posti di blocco lungo le possibili direttrici di fuga, cercando di intercettare il bandito che era fuggito a bordo di uno scooter. Una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri, impegnata in uno di questi posti di controllo, ha avvistato all'altezza di Popigliano un uomo in scooter che corrispondeva al ricercato. Uno dei carabinieri ha quindi imposto l'alte, ma lo scooterista ha forzato il blocco, investendo il militare che, nonostante sia stato trascinato a terra, è riuscito comunque a fermare la corsa dello scooter. Il conducente è stato quindi arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre il carabiniere ferito è stato portato in ambulanza al pronto soccorso. Per fortuna non è in gravi condizioni. Adesso non resta che attendere l'esito delle indagini per capire se lo scooterista sia anche il rapinatore.